salve, sono Elena Silvestri, presidente del Consorzio di Cooperative Sociali La Rada. Siamo qui oggi per la presentazione del progetto Conciliazione ed è un progetto che prevede la realizzazione di una serie di azioni di sistema con un partenariato in un accordo territoriale di rete che ci consentirà da qui al futuro, e ce lo proponiamo e ce l'auguriamo, di poter organizzare in maniera sempre più coerente in un continuum tra le varie organizzazioni che oggi sono qui, azioni di conciliazione dei tempi di vita di lavoro remunerato ai tempi per la famiglia. Grande attenzione già da parte del nostro consorzio e da parte delle nostre cooperative sociali rispetto ai servizi di conciliazione, sia per l'esterno, poiché siamo nell'ottica della promozione delle politiche e anche dei servizi alla famiglia, sia per l'interno per i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici. Molto sarà lo sviluppo sui servizi di prossimità. Questo accordo di rete ci consentirà una contaminazione tra le varie realtà che oggi sono partner di questo progetto e azioni di volano e di sviluppo per ulteriori azioni di sistema che si possono prevedere per il futuro. Partiamo da questo, partiamo da una comunione tra le varie parti qui oggi presenti e che sono Confcooperative, il Consorzio La Rada stesso, l'ASL e insomma anche l'ARCI, che si occupa anche in questo caso dei servizi più di prossimità, quindi dei servizi che oltre per la prima infanzia vanno a sostegno della famiglia con persone anziane e persone disabili. Grazie e vi auguro dell'Ateneo Salernitano a questa iniziativa Conciliazione. Allora, diciamo che l'università, in linea proprio con il suo carattere istituzionale, no? Di ricerca e di formazione, si interessa essenzialmente da una parte di svolgere all'interno di tutte le aziende che sono coinvolte nel partenariato un'indagine conoscitiva sugli effettivi bisogni delle donne lavoratrici, perché sappiamo come è difficile conciliare il lavoro e la cura della famiglia, e quindi faremo dei questionari, ci saranno dei dati che noi rileveremo, e su questi dati si farà proprio un piano di intervento, da prima di tipo sperimentale sulle aziende che fanno parte del partenariato, e poi si cercherà di fare un modello di intervento per proporre delle politiche a sostegno delle donne lavoratrici, perché è uno snodo fondamentale quello di aiutare proprio a conciliare i tempi. E dall'altra parte poi c'è anche tutto un network che si sta mettendo in atto sia sul territorio di Salerno che sul piano nazionale, proprio per comunicare i bisogni e per comunicare anche quelli che sono i diritti delle donne lavoratrici, i diritti che riguardano la conciliazione dei tempi, e dare tutta una serie di informazioni che noi facciamo veicolare attraverso un portale web che è stato proprio creato appositamente per questo sito. Si chiama Conciliazioni, e il rettore anche dell'università, che io qui rappresento come delegata alle pari opportunità, è molto interessato proprio a migliorare queste condizioni effettive di lavoro per il benessere, proprio per attuare il benessere sul luogo di lavoro di lavoratori e lavoratrici, chiaramente.